Una diaspora che in estate ha portato via tutti i pezzi pregiati della squadra, la mancanza di mezzi per procedere all'iscrizione in Serie A, l'esordio da incubo in A2 contro il Siman. A questi grandi problemi il Testaccio proverà a rispondere stasera sul campo contro un avversario non facile, la carrozzeria Balestrieri, che alla prima ha fermato sul 3-3 un'altra retrocessa come l'Hammers Consulting. Amici di Fanner, un saluto dal Circolo Stella Azzurra, la seconda giornata di Serie A2 della Lega Calcio 8. Benvenuti a Testaccio, carrozzeria Balestrieri. Che il possedere delle balestrieri riesce a tenere come può subito primi brividi all'inizio del match con il palo colpito da Patrick Mancinelli. Altro pallone verso l'area di rigore, buona la sponda per il tiro di Daniel Bacchi, che è anche il vantaggio della carrozzeria Balestrieri. Azione in velocità finalizzata dal gol del numero 9, dal vantaggio della carrozzeria Balestrieri. Palla recuperata, però può partire allora il numero 4 che va anche al tiro ed è subito 2-0 della carrozzeria Balestrieri. Altro inizio difficilissimo per il Testaccio, il 2-0 della carrozzeria Balestrieri realizzato da Simone Venturini. E Starace avanza il capitano del Testaccio, prova lui il tiro, c'è la risposta di Mirko Calcaro. Adesso però anche Barone a rinfoltire la barriera, figura, va alla battuta del calcio di punizione, sfiora la traversa, ma è alto. Occhio verso la porta, va adesso da Marongiu, poi Starace! 1-2, perfetto, e il Testaccio accorcia le distanze, è 1-2 il gol del capitano, del presidente, dell'uomo squadra, Simone Starace. Centrale il pallone per Venturini, poi Alessio Starace prova a partire sulla sinistra. Il pallone centrale! Il tocco d'esterno perfetto per Alessio Starace che beffa la sua ex squadra. È 3-1 per la carrozzeria Balestrieri. Lo batte adesso verso il numero 15 Figura, che cambia bene il gioco. Broccatelli al tiro, la risposta di Mirko Calcaro. Starace avanza il numero 8, tenta il tiro di poco fuori. Ancora la giocata, ancora per il capitano sfortunato. E poi altro tiro sulla ribattuta da parte del numero 10, Valerio Fioramonti, anche questo fuori. Carrozzeria Balestrieri sempre in possesso di palla. Prova adesso il pallone in avanti per Bacchi che la tocca ed è il 4-1 della carrozzeria Balestrieri. Poi va a ringraziare Simone Venturini per la palla perfetta che gli ha messo in area di rigore. È 4-1 per Figura. Chiede la palla al giocatore sulla sinistra e invece Figura va a confezionare questa perla, quella del 4-2. Vede effettivamente Calcaro fuori posizione e lo beffa così, 4-2. Balestrieri che si riversa in avanti, la palla ancora per Bacchi che si coordina per il tiro al volo. Grandi riflessi di Gianluca Pividori. Calcio d'angolo. Battuto adesso, sempre sul secondo palo, ancora Colizza e poi un'altra traversa di Patrick Mancinelli. Tutto pronto per la battuta del calcio di punizione, la palla lunga di Figura direttamente verso la porta. Illusione del gol, ma la rete è gonfiata dal lato sbagliato.